O la politica trova una soluzione, o forse quella dell'amnistia e dell'indulto resta l'unica maniera per evitare di essere additati dall'Europa come un paese da terzo mondo. Ma guardi, mi lasci dire. Prego. Che mi fa schifo un Parlamento che come oggi vota una legge che si chiama svuota carceri, che fa uscire in anticipo dalla galera migliaia di persone che si sono macchiati di reati come la prostituzione minorile, il furto, la truffa, lo stalking, la violenza privata, la pornografia. Cioè i telespettatori di Rai 1 alle 6:20 di un pomeriggio come tanti sappiano che c'è un Parlamento che ha votato l'uscita dal carcere di migliaia di persone che dal mio punto di vista dovrebbero stare in carcere sì, per decenni. Detta così non è un'informazione corretta però. Detta così è propaganda e basta però, Salvini. No, mi scusi. Nel senso... No, non sono io, sai benissimo non sono io, che i numeri è non sono da solo dei radicali italiani che il sta dicendo. E sai benissimo che si tratta dell'ultimo periodo di pena, di una pena già in parte scontata. Si tratta del fatto che tutto il Parlamento, oggi pomeriggio, tranne i 16 senatori della Lega Nord, brutti e cattivi, ha votato il regalo di mesi e mesi così di diverso. Uscita anticipata per gente che dovrebbe marcire in galera, punto. E secondo me posso fare una domanda? Vergogna. Hai appena detto che avevano solo alcuni mesi da scontare. Quando tu dici marcire in galera, che significa? Che devono starci significa tutta la vita anche quando hanno finito la spella di scontare la pena? Significa che dal mio punto di vista uno che uccide... Ma tu adesso hai parlato che posso non posso parlare? Dici il falso. Facciamolo finire, uscendo degli omicidi. Facciamo finire un attimo, facciamo terminare il ragionamento e poi interviene. Prego. Il mio ragionamento, spero non solo il mio, è che uno che uccide, penso a Rom che ha ucciso il vigile urbano a Milano e che si farà forse 5 anni di carcere, uno che uccide sta in galera per il resto della sua vita e non rimette più piede fuori dalla galera, punto, fino alla fine dei suoi giorni. E siccome costa, e siccome è un costo per la collettività, lavora con le buone o con le meno buone per ripagare il costo per la collettività, punto. Secondo, la proposta che stiamo confezionando a Bruxelles, ogni tanto l'Europa può anche servire come Lega, stiamo costringendo la Commissione Europea a convincere l'Italia e gli altri paesi a fare una cosa di buon senso che sì, libera le carceri da migliaia di persone. In Italia ci sono stasera, mentre siamo in onda, 25.000 detenuti stranieri. Sì, 23.000 tornino al loro paese a scontare la loro pena. I detenuti stranieri, che sono un costo della miseria per i contribuenti italiani, tornino al loro paese a scontare la pena. Altro punto. Ultima riflessione. Sentivo prima i casi di maltrattamenti sui bimbi. Io faccio presente... Non si tratta di paura o di Lega. Io vi dico, alcuni paesi civili ed europei, Germania, Francia, Danimarca, Svezia, California, Florida, cosa succede in questi paesi civili? È in vigore per legge la sperimentazione per chi compie reati sessuali della castrazione chimica, perché uno che mette le mani addosso a un bambino non deve più poterlo fare per il resto dei suoi giorni. In Svezia stanno anche pensando, Salvini, lei lo sa.